Anteprima di Chimera, oggi tratteremo un argomento certamente molto delicato, ovvero quelle delle aggressioni dei lupi nei confronti delle persone. Stanno aumentando a dismisura e tratteremo questo argomento oggi in maniera autorevole come sempre. Qualche secondo e iniziamo. Il Barber Shop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali hair tattoo e barba con vaporizzazione o zonoterapia. Il Barber Shop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barber Shop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici. Eccoci, finalmente partiamo. Oggi tratteremo un argomento, come abbiamo detto nell'anteprima, certamente molto delicato, ovvero le aggressioni dei lupi nei confronti delle persone. Pensate che negli ultimi 12 mesi il numero delle aggressioni in Abruzzo sono state, quelle contate, quelle ufficiali, sono state 20, mentre a livello nazionale hanno superato le diverse decine. Quindi è chiaro che si tratta di un argomento molto delicato che va ovviamente affrontato. Lo faremo sempre con grande rispetto nei confronti degli animali, nel caso specifico nei confronti dei lupi, perché chiaramente, questo vogliamo ricordarlo, resta in ogni caso una specie assolutamente protetta e di cui dobbiamo avere ovviamente rispetto. Lo faremo con il professor Piero Genovese, responsabile del servizio di coordinamento fauna selvatica dell'ISPRA. Grazie professore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Il professor Genovesi è uno dei massimi esperti di fauna selvatica in Italia e in Europa, in particolare è specializzato nell'ambito dei lupi. Qui ospite con noi il signor Giampaolo Natale, semplicemente il papà di Rebecca, ovvero la persona che purtroppo ha assistito a una aggressione di un lupo nei confronti di sua figlia, una bambina di 4 anni. So che non è facile per lei essere qui, raccontare la sua storia, però io credo che sia fondamentale, insomma, ecco, raccontarci le cose come sono effettivamente andato. Grazie signor Giampaolo per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie a lei Raffaele e buongiorno anche al professor Genovese. Ovviamente la nostra immancabile Veronica Ruggero, autrice e riferimento giornalistico del Buonasera a tutti. Programma. Come di prassi nelle nostre puntate, intanto facciamo un cappello per avere una fotografia, una situazione aggiornata tramite il nostro servizio, dopodiché torneremo in studio per parlare con i nostri ospiti. La
Torna la paura del lupo in Abruzzo dopo che un turista è stato aggredito mentre era in spiaggia con i suoi figli nella zona di Casalbordino, proprio sul finire dell'estate, presumibilmente da un lupo. Fortunatamente l'uomo se l'è cavata con tanta paura e una ferita al ginocchio, ma l'aggressione ha preoccupato le istituzioni che hanno preso alcune misure per monitorare e approfondire la situazione. In realtà questo episodio non è un caso isolato. Solo un anno prima, nel 2023, nella zona di Vasto, una lupa aveva seminato il panico attaccando e aggredendo più persone e animali. Queste ripetute aggressioni hanno creato un caso importante di coscienza, generando una riflessione sul sottilissimo equilibrio tra l'importanza dell'incolumità delle persone e la salvaguardia della fauna selvatica. Un problema, quello della convivenza tra uomo e lupo, sentito non solo nella regione Abruzzo, ma anche in altre regioni del centro Italia, che in alcuni casi ha creato una vera e propria psicosi tra la popolazione. Recente a Roma la cattura di una giovane lupa che aveva aggredito un bambino di 4 anni in città. Dopo essere stata catturata, la cucciola ha ritrovato la libertà nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Un animale attualmente strettamente protetto, il lupo, che conta circa 20.000 esemplari in Europa e mentre anche il settore dell'allevamento lamenta perdite ingenti a causa degli attacchi da parte dei lupi, l'Europa sta valutando una revisione dello status di protezione del predatore proposta dalla Commissione europea lo scorso dicembre, da specie strettamente protetta a protetta. In altre parole, agli Stati membri sarà concessa maggiore flessibilità per affrontare i casi più difficili di coesistenza lupi e uomo. L'Italia, come molti altri paesi, ha appoggiato la proposta e mentre le associazioni di rappresentanza del settore agricolo hanno accolto con positività la proposta degli Stati membri, asserendo che finalmente le istituzioni hanno ascoltato le esigenze degli agricoltori e degli abitanti delle zone rurali, nonostante le numerose pressioni da parte di coloro che spesso non devono affrontare le conseguenze degli attacchi, le associazioni animaliste hanno manifestato preoccupazione per una decisione gravissima che apre pericolosamente la porta agli abbattimenti del lupo in Europa e ignora l'appello di oltre 300 organizzazioni della società civile e di centinaia di migliaia di persone che hanno esortato i governi a seguire le raccomandazioni della scienza e a intensificare gli sforzi per favorire la coesistenza con i grandi carnivori attraverso misure preventive. Attualmente il lupo resta comunque uno dei predatori più temuti. Signor Giampaolo Natale, è il maggio del 2023, lei è sulla battigia di Vasto con la sua famiglia e i suoi bambini. Ci spiega che cosa è successo? Sì, diciamo che forse in realtà questa storia è una storia nella storia, nel senso che inizia già qualche giorno prima, quando devo dire che stavo accompagnando mia figlia all'asilo in macchina e nel tragitto che ci porta verso l'asilo a volte faccio vedere il telefono. Ciao. A mia figlia, e lei spesso durante quel periodo guardava la storia, il cartone animato che noi tutti conosciamo del lupo e dei tre porcellini. E mi ricordo che mentre guardava questa storia, lei mi ha chiesto un giorno, mi ha detto: ma papà, ma è vero il lupo? Si comporta così il lupo? Mangia le persone, mangia gli animali? E io mi ricordo che risposi subito: no papà, non è così, non ti preoccupare, il lupo non è che va a mangiare le persone, non mangia neanche magari più i porcellini e così via. E ho cercato di, diciamo, di sdrammatizzare la storia sul momento. E, fino quando... a che poi è successo esatto, quello che sappiamo sulla spiaggia di Vasto. Com'è andata la cosa? È andata che eravamo il 7 maggio 2023, c'era il Giro d'Italia, me lo ricordo molto bene, e questo era il motivo per cui siamo andati sul lungomare per guardare queste tutte le bici che transitavano. E, dopo che è passato il giro siamo andati sul lungomare, siamo arrivati proprio a forse 4-5 metri dalla riva, dal mare, e avevo sia mia moglie con me che l'altra bambina più piccola di un anno. Sì. E Rebecca stava dietro di me e all'improvviso ho visto come un movimento dietro le mie spalle e mi sono girato e ho visto mia figlia che correva, che scappava, e questo animale che all'inizio pensavo fosse un cane, certo, che letteralmente è saltato, ha cercato di saltare quindi addosso, quindi ha aggredito proprio letteralmente, cioè ha saltato addosso, sì, alla bambina, saltava addosso a mia figlia. E all'inizio mi sono subito preoccupato perché ho visto un po' la grandezza e ho visto anche che cercava proprio di afferrarla con i denti, e quindi subito ho cercato di prendere mia figlia, anche se sicuramente lì c'è stato il primo morso. Okay. E nel momento in cui l'ho presa l'ho tenuta in braccio con me, però vedevo che questo animale continuava. Quindi è tornato poi successivamente per un secondo attacco. Sì, è continuato a venire per un secondo attacco e
Probabilmente quello che è successo è che in questa colluttazione ho perso l'equilibrio mentre tenevo mia figlia, cioè, in braccio. Ed è caduto a terra. Sono caduto a terra ed è lì che l'animale si è avventato per la seconda volta e lì i denti sono entrati nella schiena di mia figlia. Dalla regia, se è possibile, Andrea, noi abbiamo delle immagini che lei ha scattato immediatamente dopo, eccole qui, della bambina. Questo era il vestitino che indossava sua figlia, giusto? Esatto, sì. Che l'ha praticamente poi sostanzialmente sventrato, aperto, sì, insomma. L'ha strappato via. Abbiamo anche poi delle altre foto successive, ecco, che mostrano poi insomma l'entità delle ferite. Mi sembra che in basso poi c'è stata la ferita più esatto, ampia, sì. il foro d'ingresso. Eccolo qua. Ci sono i denti che sono stati... Cosa si prova da genitore vedere che un lupo attacca la propria bambina di 4 anni? Ma guardi, io le dico... L'attacco è durato forse un minuto e mezzo e quello passa. E sul momento sicuramente siamo andati in ospedale, è stato aggredito un bambino subito dopo mia figlia a 50 metri di distanza e quindi siamo finiti tutti e due in ospedale. Quindi c'è stata la seconda poi aggressione, sì, di un altro bambino. C'è stato un bambino di un anno più piccolo di mia figlia e siamo finiti tutti e due nella stessa camera di ospedale per qualche giorno di prognosi. E quello potrei dire che passa, nel senso che il dolore fisico, lo shock può passare sicuramente col tempo, guarisce. Quello che è successo è, come dicevo prima, è una storia nella storia, che nel momento in cui ho raccontato questa storia sui social e ho raccontato quello che era successo, abbiamo iniziato a ricevere dei messaggi e devo dire la maggior parte dei messaggi erano di solidarietà nei confronti di mia figlia e nei confronti della mia famiglia, però dopo un po' abbiamo iniziato a ricevere messaggi un po' alquanto strani e alcuni di questi erano un po' intimidatori. C'era qualcuno che o messaggi oppure insomma commenti nelle varie storie che sono state pubblicate anche poi dalla Vita in Diretta e così via, e c'erano persone un po' che cercavano di spaventarci, persone che pensavano che io fossi a capo di un'organizzazione che voleva far declassare il lupo. Atteggiamenti assolutamente riprovevoli, anche perché lei non è a capo di nessuna associazione contro i lupi, è semplicemente un cittadino che era sulla battigia di Vasto ed è stato aggredito. Quindi sono certamente degli atteggiamenti riprovevoli, anche perché si fa esclusivamente demagogia, non si guardano le cose dritto negli occhi. Grazie signor Giampaolo per la sua testimonianza. Le volevo chiedere un'ultima cosa, secondo me molto importante, dopodiché passiamo alla discussione con il professor Piero Genovesi. Io già conosco la risposta, però è giusto che la dia lei. Da quello che lei ha potuto appurare e capire, il lupo ha selezionato scientemente la preda, cioè sua figlia, oppure è stato un fatto casuale? Beh, sia dal racconto, diciamo, dei testimoni oculari che hanno visto il lupo scendere dalla scalinata dove c'era il vecchio tracciato ferroviario, sia da quello che ho visto io, il lupo è passato in mezzo a centinaia di persone. Quindi ha visto mia figlia piccolina che si trovava sulla spiaggia, anche se era vicino a noi. Forse il colore della maglietta, mi hanno detto alcuni, però sicuramente la presa di mira ha praticamente attraversato tutta la spiaggia ed è arrivato fin davanti fino a sua figlia, quindi secondo lei insomma è stata selezionata. Perfetto. Professor Piero Genovesi, lei, lo abbiamo detto nell'anteprima, è uno dei massimi esperti a livello mondiale di fauna selvatica, in particolare dei lupi, ed è responsabile del servizio di fauna selvatica dell'ISPRA. Professore, i dati sono abbastanza evidenti, ovvero sappiamo che dal 1970, dove il lupo era in via di estinzione purtroppo e c'erano contati nell'Appennino centrale circa 100-150 esemplari, adesso siamo arrivati a circa 3.300 esemplari, stima della fine del 2022. Che cosa sta succedendo, professore? Perché negli ultimi 12 mesi soltanto in Abruzzo ci sono stati oltre 20 casi di aggressioni di lupi nei confronti delle persone. La situazione del lupo è molto cambiata negli ultimi decenni, siamo passati da una popolazione che era quasi estinta a una popolazione che oramai è molto consistente. L'Italia è il paese europeo con il più alto numero di lupi, noi appunto nel censimento fatto 2 anni fa siamo arrivati a stimarne 3.500, quindi un numero sicuramente molto elevato rispetto a pochi decenni fa. La casistica però a cui vi riferite oggi è particolarmente preoccupante, quella che in alcuni contesti del paese, in Abruzzo è successo più spesso che in altre regioni, ci sono lupi che entrano negli ambienti urbanizzati e che si avvicinano all'uomo, a volte con atteggiamenti minacciosi e pericolosi. Questi sono casi sicuramente da non sottovalutare, da prendere con la massima attenzione, sono massima solidarietà al papà della bambina attaccata e ovviamente noi seguiamo con la massima attenzione in contatto con le regioni questi casi, e se una sola piccola correzione rispetto al servizio
questi lupi che vengono catturati non andranno mai più in libertà. La lupa di Roma è stata messa in un recinto dove passerà il resto della sua vita. Non, ovviamente non si mettono in natura animali che possono essere pericolosi. I casi rimangono, sono molto cresciuti, rimangono molto limitati. Complessivamente in Italia il primo caso di un leggerissimo attacco senza neanche bucare i pantaloni di una persona è del 2017, ci sono stati circa 15 eventi di morso, di cui 11 in Abruzzo con la lupa di Vasto, e questo tanto per dare un'idea rispetto ai circa 50-60 mila morsi da cane che si registrano nel paese, però questo non vuol dire che vanno sottovalutati. Sono casi che vanno seguiti con molta attenzione perché animali del genere possono ripetere questi attacchi. In questi casi il livello di protezione del lupo non frena assolutamente la possibilità di intervenire. È chiaro che la sicurezza dell'uomo deve prevalere sulla protezione. Ecco, questo è importante, questo passaggio, cioè ribadiamo anche ai telespettatori, perché il livello di protezione delle persone certamente va sempre oltre naturalmente diciamo lo status di di protezione nei confronti del lupo, perché delle volte anche sui social girano voci secondo le quali no, ma qui ci ammazzeranno tutti e salveranno i lupi. Non è assolutamente così, giusto professore? No, assolutamente no. Anche le norme europee che proteggono il lupo permettono, prevedono ovviamente la possibilità di intervenire anche con abbattimenti quando c'è un animale che mostri atteggiamenti pericolosi. Il problema è a volte operativo. Intervenire su una spiaggia affollata d'estate ovviamente pone dei problemi logistici, operativi. Veronica Ruggero, il lupo di Vasto è stato a livello giornalistico un caso eclatante, è durato da gennaio del 23 fino a settembre dello stesso anno, del 23, quando poi il Parco Nazionale della Maiella finalmente lo ha catturato. Credo che a livello mediatico abbia avuto una grossa risonanza questa notizia. Ma assolutamente sì, anche perché naturalmente ha seminato un po' il panico, quindi c'era un clima anche di paura, no? Diciamo che il clima di tensione nei confronti dei lupi si ha da tempo, non solo rispetto a queste aggressioni, ma c'è tutto un comparto che è quello anche dell'allevamento che da tempo insomma soffre, no? A causa proprio degli attacchi dei lupi. Non è un problema solo dell'Abruzzo, ma è un problema un po' del centro Italia. Nel Lazio, per esempio, ci sono stati casi in cui intere aziende agricole si sono viste veramente depredate dai lupi e spesso nemmeno risarcite, perché non c'è mai stato un riconoscimento reale del fatto che fossero lupi, ma si parlava addirittura di cani selvatici. Quindi ci sono anche insomma delle situazioni borderline in cui si fa anche fatica, no? A distinguere e a capire se effettivamente. Però sì, sicuramente il caso di Vasto è stato importante. L'ultimo caso, e tu Raffaele lo conosci benissimo perché hai partecipato alla cattura dell'animale, l'ultimo caso importante è stato quello di Roma, in cui il lupo si è spinto fino al centro abitato e ha terrorizzato un bambino sempre piccolo dell'età di Rebecca. E quindi quello è stato un altro caso molto molto importante, perché addirittura si è spinto fino in città, quindi... Esatto. Professore, non so se ci sente, il punto è esattamente questo, cioè è un conto quando poi si hanno casi in cui i lupi si spingono fino in una zona diciamo più o meno semiurbana, come potrebbe essere per esempio la parte esterna di Vasto. Un altro conto quando poi cominciano ad arrivare all'interno di città come Roma, perché insomma io ho la possibilità di testimoniarlo direttamente, il lupo di Roma è stato catturato in via Carmelo Bene, che diciamo non so se qualcuno di voi è pratico di Roma, ma insomma si trova praticamente in una zona abbastanza centrale. Cioè, professore, secondo lei come possiamo fare per prevenire che questi casi aumentino sempre di più, perché naturalmente creano un oggettivo problema sociale, insomma. È una casistica che sta aumentando. Abbiamo frequenti segnalazioni di lupi vicino o dentro agli abitati dell'uomo, e noi stiamo lavorando con le regioni per intervenire rapidamente in questi casi, perché è chiaro che l'interazione tra lupo all'interno di un centro abitato pone dei rischi che non possono essere tollerati nel lungo periodo. Si possono fare delle misure preventive togliendo attrattivi, però quando un lupo mostra comportamenti potenzialmente aggressivi bisogna intervenire per rimuoverlo. Questo non sempre è facile. Nel caso di Roma devo dire che
complimenti a tutti quelli che hanno affrontato il caso, sia la Regione Lazio. A noi è arrivata, noi ci siamo mossi in costante contatto con la Regione Lazio, abbiamo espresso le nostre valutazioni tecniche in tempi rapidissimi, il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'intervento il 25 settembre, il giorno successivo è stato tolto, quindi in tempi veramente molto molto rapidi. Quindi tutta la macchina deve essere pensata in maniera da intervenire rapidamente in questi casi. Non sempre è facile, perché questi animali possono avvicinarsi all'uomo e poi sparire o andare in mare dove è difficile intervenire, però è chiaro che in questi casi occorre intervenire, non c'è nessun paletto che vieti l'intervento su questi animali, e gli animali possono essere catturati e messi in un recinto per sempre, perché un animale pericoloso non verrà liberato in natura, questo lo ripeto perché vorrei che fosse chiaro. Si può anche intervenire teoricamente con l'abbattimento, ma è chiaro che l'abbattimento in ambito urbano è molto complesso, quindi non è un tipo di intervento che è sempre facile operare, non c'è un paletto legale, è più un problema logistico e operativo. Non va sottovalutato il rischio, anche se, ripeto, negli ultimi 30 anni abbiamo avuto una quindicina di casi di morsi, quindi insomma ancora rimane piuttosto limitato. Questo non vuol dire che non bisogna essere estremamente cauti, però rimane un fenomeno molto molto limitato. Certo. Senta, professore, secondo lei la recente modifica da parte della Comunità Europea di status di da rigorosamente protetto del lupo a protezione semplice è stata secondo lei una buona norma oppure è contrario a questo tipo di variazione di status? Ma prima di tutto va chiarito che non è ancora adottata, cioè qui c'è stata una posizione maggioritaria dei paesi europei che a dicembre voteranno per l'abbassamento della protezione nel Consiglio d'Europa, è un primo passaggio, poi andrà modificata la direttiva Habitat che richiederà un periodo. C'è stato un voto positivo, secondo me abbastanza lungo, un voto favorevole. C'è stato un primo voto positivo, esatto. Però bisognerà, il percorso è ancora lungo. Io diciamo, al di là del fatto, insomma, non do un giudizio sulla norma in sé, però ecco, vorrei ricordare che non è che con le norme attuali non si possa intervenire, e nell'ambito delle norme comunitarie attuali, a parte che ovviamente è sempre possibile intervenire su lupi pericolosi, e questo lo ribadisco, si possono anche abbattere, il problema non è legale ma è un problema di solito operativo, non è facile sempre, ma faccio l'esempio in Francia, che segue ovviamente le norme comunitarie come l'Italia, ogni anno si abbattono circa 180 lupi per ridurre gli impatti sugli allevamenti, quindi già ora con le norme attuali sarebbe possibile intervenire in maniera più incisiva sulla popolazione di lupo. Con l'abbassamento del livello di tutela sarà possibile una modifica ulteriore. Faccio solo un esempio: in Alto Adige, che ha una norma speciale, dal giorno dopo dell'abbassamento potrà essere possibile mettere il lupo tra le specie cacciabili, quindi aprire una vera e propria stagione di caccia su questa specie. Ok, quindi sostanzialmente parleremo poi di abbattimento selettivo. Veronica Ruggero, quali sono secondo te i consigli che vanno poi dati alla popolazione e anche alle pubbliche amministrazioni per, come dire, prevenire questi fenomeni? Beh, sicuramente innanzitutto bisogna fare attenzione a dove ci si mette, ci si posiziona. Adesso il caso per esempio del signore, no? Docet, nel senso che loro erano tranquillamente su una spiaggia, o il caso del bambino di Roma, insomma erano in città. Però diciamo che un po' di attenzione va sempre fatta. E non è semplice, ci sono degli esperti, insomma, poi abbiamo sentito quello che ha detto, certo, il professore, i casi sono in aumento, ancora insomma probabilmente è una situazione sotto osservatorio, e quindi bisognerà poi vedere se ci saranno effettivamente, diciamo, delle misure preventive, perché non è così semplice mettere in atto misure preventive, certo, in questi casi, credo. Perché poi giustamente quello che ci diceva il professore non è tanto poi la questione normativa, che per fortuna abbiamo fatto chiarezza ed era un fatto importante questo, da un punto di vista normativo appunto si può intervenire, il problema poi è operativo, perché non è esattamente la cosa più semplice del mondo prelevare un lupo all'interno di un ambito urbano e portarlo via magari catturandolo in telenarcosi, ci sono dei problemi di sicurezza e naturalmente dei problemi operativi, però ecco, la normativa comunque va vicino alla popolazione, questo è un aspetto importante. Ultimissima battuta, come sta Rebecca, signor Giampaolo? Sta abbastanza bene, diciamo che sta recuperando dallo shock, ogni volta che magari si avvicina un animale è un po' più, diciamo, sensibile, adesso ha un po' più paura. Io quello che ho cercato di trasmettere a mia figlia è, da un lato, che non deve avere paura degli animali,
e dall'altro che naturalmente bisogna fare attenzione. Certo. Grazie professor Piero Genovesi per essere intervenuto, grazie al signor Giampaolo Natale, grazie ovviamente a Veronica Ruggero. Mai contro, mai senza Chimera. Ale! Il Barber Shop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali Air Tattoo e barba con vaporizzazione o zonoterapia. Il Barber Shop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barber Shop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici.